Vediamo che c'è una contraddizione istituzionale tra Di Piazza, Fedriga e il governo nazionale. Ora sono tutti al governo, hanno detto che avrebbero risolto il problema immigrazione facilmente, invece vediamo che non stanno risolvendo niente a danno della dignità delle persone che appunto arrivano attraverso una rotta balcanica molto difficoltosa e difficile e non trovano un luogo dignitoso. Questo l'affondo della segretaria provinciale del Partito Democratico Caterina Conti sul tema immigrazione. Il silos come ricovero per migranti e senza tetto non solo non è una soluzione, ma non è nemmeno specchio della dignità umana, incalza Conti. E con uno sgombero della struttura e l'attuale mancanza di un'alternativa, il messaggio che passa è di una gestione del problema che sta facendo acqua da tutte le parti. Il tentativo poi di volerli spostare dal silos a un luogo inesistente, insomma abbiamo detto si tratta di spostare delle persone da un luogo inadeguato a un posto che non esiste nei fatti, quindi non è una soluzione istituzionale. Chiediamo che la destra che governa e ha facili ricette risolva questa soluzione senza però che venga meno la dignità di queste persone e soprattutto il riconoscimento che le associazioni svolgono un lavoro che dovrebbe svolgere invece il pubblico. Guardando il previsto hotspot dove si fa largo l'opzione di realizzarlo a Palma Nova, Conti risponde così. Penso che non ci sorprende che la destra voglia spostare un hotspot in un territorio governato dal centro-sinistra. Casualmente non lo vogliono a Trieste, né a Gorizia, né a Pordenone. Penso che non sia una soluzione percorribile, perché si è visto che l'hotspot è una soluzione che accentra le persone e appunto viene meno quel doveroso dovere di accoglienza e di dignità che non viene assicurato alle persone. Hanno smantellato l'accoglienza diffusa perché la consideravano una risposta sbagliata. Peccato che in Veneto invece Luca Zaia stia cercando di approntare proprio questo tipo di soluzione, quindi un po' di coerenza ci vorrebbe.